Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Siuzzolini ed in questo video parlerò di come coltivare l'oleandro in piena terra e di come farci una siepe. E inizio col dire che l'oleandro è una specie veramente molto molto resistente, perdona molti errori ai coltivatori inesperti, una specie mediterranea originaria dell'Asia, però ormai diciamo in Italia meridionale è endemica, quindi si trova dappertutto. È la classica pianta d'autostrada proprio perché è bella, fiorisce, ha bisogno di poca acqua, prende poche malattie e anche a livello di manutenzione, la manutenzione all'oleandro è quasi, insomma, nulla. E proprio qualche tempo fa ho fatto un esperimento, quindi ho provato a mettere qui in questa terra abbandonata diverse piante da siepe. Ho provato con l'oleandro, ho provato con il bosso, ho provato con il Metrosideros, che non esiste più perché è morto. Sostanzialmente io sto in Calabria, quindi dobbiamo sempre prendere in considerazione il posto in cui ci troviamo. Sono state messe 2 anni fa e abbandonate. Il bosso è in questa condizione, quindi è cresciuto molto poco, però è vivo. Ho messo qua del Metrosideros, che è morto completamente. Questo è l'oleandro, aveva la stessa altezza del bosso quando è stato messo a dimora. Le piante non sono mai state irrigate, mai state concimate, è un terreno abbandonato, attualmente abbiamo sfalciato l'erba. Questo per farvi vedere la forza dell'oleandro al meridione rispetto al bosso. Questo è un oleandro mai concimato, mai irrigato, mai potato. Un'altra considerazione che volevo fare, questo è un oleandro in pieno sole, quindi guardate l'altezza e la quantità di fiori. Questi sono degli oleandri che hanno un po' di ombra, quindi al mattino non prendono sole. Vedete come sono più bassi, hanno meno fiori, quindi questo ci fa capire anche l'esposizione giusta per l'oleandro. Allora, iniziamo subito dal capire come fare una siepe d'oleandro. Iniziamo dal periodo di messa a dimora. Al meridione possiamo mettere a dimora l'oleandro praticamente quasi tutti i mesi dell'anno. Io eviterei giugno, luglio, agosto, quindi in autunno va benissimo, in inverno va benissimo, in primavera va benissimo. Per quanto riguarda il nord Italia, io anche per evitare piante piccole che prendono le gelate, metterei a dimora l'oleandro fine inverno, inizio primavera o comunque in montagna. Quindi se vi rendete conto che siete in un posto a clima mite, potete mettere a dimora l'oleandro quasi sempre, tranne in estate perché soffre un po', mentre siete in un posto a clima freddo, fine inverno, inizio primavera va benissimo. La distanza di messa a dimora dell'oleandro, quindi distanza tra la fila, quindi delle piante, può variare tra i 50 cm e il metro. In questo caso sono state messe a 60-70 cm e come potete vedere comunque hanno chiuso bene, vedete? Hanno chiuso molto bene, quindi anche 60-70 cm va benissimo. Chiaramente se volete un pronto effetto, quindi 50 cm va benissimo, però dipende dal vostro obiettivo. Quando mettete a dimora l'oleandro, chiaramente dovete annaffiare con abbondante acqua. Se fate un impianto di irrigazione è meglio perché cresce più velocemente, se lo concimate è meglio perché cresce più velocemente. In questo caso sono stati abbandonati, hanno risposto bene, ma perché ci troviamo proprio nel clima, diciamo, ideale della coltivazione dell'oleandro. Iniziamo subito alla temperatura. Sostanzialmente l'oleandro non ha problemi di temperatura massima, anzi, come potete vedere, più sole c'è e più fa caldo e meglio risponde. Infatti oleandro in pieno sole e oleandro all'ombra. Temperatura minima, in letteratura si legge vicino allo zero, però ho visto alcuni youtuber del nord Italia che stanno anche a diversi gradi sotto lo zero e comunque l'oleandro risponde bene, quindi non ha problemi sostanzialmente di temperature massime e temperature minime. Poi chiaramente se abitate in Germania e arrivate a meno 20, probabilmente l'oleandro muore. Per quanto riguarda l'irrigazione, in questo caso non è mai stato irrigato, però nel caso in cui fosse stato irrigato sicuramente sarebbe cresciuto di più, quindi è d'obbligo l'impianto di irrigazione. Sostanzialmente in autunno e inverno potete dimenticarvi dell'oleandro perché le piogge sono sufficienti, mentre in primavera e in estate dovete annaffiare regolarmente l'oleandro. Adesso un trucco per capire quando annaffiare l'oleandro è semplicemente quello di toccare il terriccio. Se il terriccio è secco dovete annaffiarlo, se il terriccio è umido o invece se c'è l'acqua stagnante non annaffiate assolutamente perché potete fare danni. Infatti è molto difficile far morire l'oleandro di sete, mentre è molto più semplice farlo morire per marciume. Quindi una cosa importante è annaffiare l'oleandro in piena terra solamente quando il terriccio è secco, quindi dovete abbassarvi e toccare il terriccio. In questo caso è secco perché non è mai stato annaffiato quest'anno, però io non ho intenzione di farlo, anche perché comunque ha piovuto, quindi va benissimo. Parliamo adesso della concimazione dell'oleandro. Quando mettete l'oleandro a dimora, io vi consiglio di arricchire il terreno di sostanza organica. La sostanza organica fa bene perché se avete un terreno argilloso migliora, insomma, la struttura. Idem se ne avete uno sabbioso, aiuta a trattenere l'acqua di più, migliora la,
l'assorbimento dei nutrienti e tutta una serie di, insomma, vantaggi che non sto qui a spiegarvi. Quindi una ricca concimazione organica, messa a dimora delle piante con abbondante annaffiatura alla messa a dimora, e non dovreste avere problemi. Riguardo la concimazione, insomma, quella periodica, potete utilizzare un concime organo minerale con azoto, fosforo, potassio, quindi un concime completo e microelementi, va benissimo. Se volete spingere l'oleandro alla massima velocità, potete abbinare la concimazione radicale con quella fogliare. A tal proposito vi lascio un link nei commenti dove vi lascio il mio sito nella sezione concimi, dove abbiamo dei concimi radicali e dei concimi fogliari che, insomma, riescono a spingere l'oleandro veramente velocemente. Vi consiglio di prenderne uno con azoto, fosforo, potassio e microelementi, quindi di concimi completi. Poi dipende dal vostro obiettivo. Se volete spingere la parte vegetativa dell'oleandro, allora dovete prendere un concime ricco di azoto, perché stimola la produzione di nuove foglie, germogli e rami, mentre se volete stimolare la fioritura serve il fosforo. Comunque un concime completo è meglio. Riguardo la potatura dell'oleandro, molto semplice: l'oleandro risponde bene alla potatura, addirittura in autostrada passano delle macchine che li potano quasi rasoterra e l'oleandro poi germoglia nuovamente. Se volete invece mantenere la siepe alta dell'oleandro, quello che dovete fare è tagliare i rami che hanno fiorito in autunno oppure a inizio primavera, dovete tagliare un po' più sotto, quindi su per giù qui, mentre i rami che non hanno fiorito potete lasciarli, insomma, perché produrranno il fiore per l'anno successivo. Sostanzialmente l'oleandro potete potarlo anche se siete dei potatori inesperti, perché anche se lo tagliate a raso terra germoglia nuovamente, però chiaramente per mantenere la siepe alta dovete potarlo bene. Parliamo adesso delle patologie che possono colpire l'oleandro. Iniziamo dagli insetti. Ogni tanto vedo degli afidi, che sono i pidocchietti delle piante. Sono facilmente, insomma, abbattibili con degli insetticidi, quindi dovete rivolgervi a un giardiniere oppure andare in un negozio, in un'agraria, vi daranno loro gli insetticidi giusti. Una cosa che potete fare, in questo caso come potete vedere, l'oleandro non ha nemmeno un insetto. Ma questo perché? Perché sostanzialmente il terreno è incolto, adesso è stata tagliata l'erba, però è incolto, quindi c'è una ricchissima biodiversità. Quando c'è biodiversità ci sono insetti parassiti e predatori degli afidi e comunque gli insetti fitofagi che fanno male alle piante, quindi c'è una sorta di equilibrio, gli insetti vengono mantenuti, l'equilibrio viene mantenuto e quindi gli insetti fitofagi alle piante non riescono a far danni perché ci sono degli insetti che li mangiano. Infatti anche il bosso, che è notoriamente una pianta che soffre gli insetti, specialmente la piralide, e sta bene, senza nessun trattamento, senza irrigazione. Questo perché c'è una ricca biodiversità. Riguardo invece le patologie fungine, ho visto da quella parte un oleandro, queste foglie gialle sono dovute al fatto che comunque è all'ombra, ci sarà l'attacco di un fungo, probabilmente septoria, però insomma non è un problema perché risponde bene. E con del rame dovreste risolvere. Se volete vi lascio anche il link in descrizione, un fungicida ad ampio spettro biologico che va nebulizzato sulle foglie. Un altro problema tipico dell'oleandro è la rogna, si formano delle escrescenze sui rami. In questo caso non c'è la rogna, però si vede, insomma, molto, molto comunemente. Anche con il rame dovreste risolvere la potatura dei rami malati, però in questo caso purtroppo non posso farvi vedere la rogna perché non ne ho. Un'altra cosa dell'oleandro, ci sono due particolarità, diciamo, negative. La prima è la velenosità di questa pianta, è una pianta molto velenosa. Contiene una sostanza, infatti, che si chiama oleandrina. Se ingerita può portare anche la morte. Chiaramente dobbiamo ingerire diverse foglie d'oleandro, è difficilissimo ingerire diverse foglie d'oleandro, anche perché gli animali non si ci avvicinano, noi esseri umani non le mangiamo. Chiaramente c'è qualche pericolo per i bambini, ma è difficile un bambino mangi le foglie, anche perché l'oleandro è molto amaro. Quindi appena lo metti in bocca, teoricamente il bambino dovrebbe sputarlo. Quindi è difficile veramente raggiungere, mangiare così tante foglie da morire. Però anche in passato, storicamente, ci sono stati delle case di morti di persone che hanno fatto grigliate con il legno di oleandro, che comunque hanno usato il legno di oleandro per infilzare la carne e quindi grigliarla. In quel caso è pericoloso, però insomma, magari 500 anni fa non si sapeva, adesso si sa. Mangiate assolutamente nulla dell'oleandro e non utilizzate la legna per il fuoco perché è velenosa. Il secondo, diciamo, problema dell'oleandro è che sporca. Infatti in questo caso vedete i residui della fioritura, sporcano un pochettino, però sostanzialmente basta potarli, vanno a terra, si decompongono, diventano anche concime. Io direi che l'oleandro, specialmente al meridione, è una specie ottima per fare la siepe, perché
praticamente resiste bene a tutte le malattie, resiste bene alla siccità, cresce velocemente e non porta problemi. Poi che è sporca, purtroppo non esiste la pianta perfetta, è vero, sporca un po', però è il prezzo da pagare per avere una pianta così bella e che risponde così bene e che dà pochi problemi. Il video sulla coltivazione dell'oleandro finisce qua. Se il video ti è piaciuto, puoi mettere mi piace ed iscriverti al canale, e se hai qualche domanda da pormi puoi farlo nei commenti.